Bentornato, lo diamo al sindaco di Casalmoro, Franco Perini, di nuovo con noi. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, io ricordo velocemente solo alcune delle coordinate per interagire con noi, il numero per mandare sms e messaggi whatsapp è il 348-31-88-339 per chiamarci 0376-6317-09. Lo faccio perché ha tante cose da dirci il sindaco di Casalmoro, in particolare... ci vuol parlare di lavori, giusto? Beh sì, come al solito facciamo un po' un punto su quelli che sono i lavori, per dire che comunque i lavori sulla scuola materna proseguono, c'è sempre la speranza di riuscire ad aprire a settembre, anche se può essere qualche settimana un po' di ritardo, ma penso non sia un problema, insomma qualche settimana ormai i lavori è un po' che vanno avanti. Ecco, la cosa positiva è che finalmente dopo più di un anno e mezzo siamo riusciti a incassare gli anticipi dei pagamenti che abbiamo fatto, cioè che non è poco, anche perché così ci consentono di completare i lavori con più tranquillità. Sì, lì era la solita burocrazia, per chi non si ricordasse o non lo sapesse, praticamente era andato, quando lo Stato cambia una semplice dicitura, è un po' come il computer, che se metti una maiuscola al posto di una minuscola non ti riconosce la cosa. Ecco. Sì, noi eravamo stretti tra i tempi del fatto che avevamo già appaltato prima un lavoro e quindi dovevamo andare avanti. In corsa siamo stati trasferiti a PNRR, noi abbiamo proseguito con fondi nostri, anticipando i fondi, e siamo arrivati a 800.000 euro. Piano piano, prima abbiamo preso circa 180.000 euro di acconto, cioè dopo ne avevamo già spesi, e adesso ci è arrivato il saldo 15-20 giorni fa, e questo ci consente di proseguire per finire bene i lavori, ecco. Certo. Mentre per quanto riguarda la COC, che è l'altro immobile su cui stiamo lavorando, dove c'è anche un contributo regionale, quindi la COC è il centro operativo comunale più l'archivio eccetera, qui i lavori sono partiti, per cui è già stato demolito completamente l'immobile esistente, e questa settimana, insomma in questi giorni, dovrebbero iniziare quello che è la ricostruzione, le fondamenta eccetera eccetera. Quindi ok, quindi poi dica. A Corte Castello ad esempio abbiamo appaltato i lavori per l'illuminazione domotica, illuminazione che non era stato possibile fare diciamo nei lavori precedenti, insomma per una questione di costi, adesso riusciamo a completare con tutto quello che riguarda l'illuminazione interna, quindi in modo con della domotica importante. Poi in paese questi giorni, adesso non so esattamente, comunque a giorni ci saranno i lavori di Open Fiber per la posa della fibra. Uh-huh. E quindi ci sarà un po' tutto il paese interessato, solo cercheranno di fare il meno dei lavori meno impattanti possibili, ecco, quindi o in trincea o comunque abbiamo avuto un incontro e si sono impegnati a fare dei lavori che impattano il meno possibile. Ecco. Ecco, c'è da dire che Open Fiber collegherà un po' tutto il paese, anche se comunque nel frattempo anche TIM ha già fatto dei lavori, quindi praticamente la fibra c'è quasi un po' dappertutto, insomma. Dappertutto, non so se proprio dappertutto, comunque c'è, e devo dire che anche MyNet ha già fatto alcune cose, per cui con questi lavori di Open Fiber penso che saremo coperti bene, ecco. Bene, benissimo. Allora, ci sono altri lavori, sindaco? Passiamo a parlare. Io vorrei parlare di quei lavori che si danno per scontati e che non si vedono. Ecco, sì. Bravo. Quel lavoro, no? Allora, e parlo del famoso green, no? Del verde, perché adesso un po' tutti si riempiono la bocca del green, ma si dà per scontato che questo sia una cosa gratis, che non ha costi, che è bello, no? È bello, ma però io voglio dire che ad esempio noi come comune nell'ultimo anno, diciamo sì, da un anno adesso, abbiamo speso circa 60.000 euro per il green, che non è poco.
Questo sta per la documentazione tecnica, per la manutenzione degli alberi, per interventi sul territorio, i tagli dell'erba, che poi le piante fanno, hanno le loro, è bello e brutto, diciamo, no? E quindi le foglie, cioè, quindi la manutenzione, che è così definita verde, ha un determinato costo. Voglio dire, nei prossimi anni, se non saranno 60, saremo su 40, 50, cioè per dire che comunque è un costo rilevante e che fa parte di quello che pagano i cittadini, quindi nessuno regala questo, no? Poi mi lasci dire che è un po' una cosa che ho riscontrato ormai da parecchi anni, ma non sono, parlando con i colleghi, non sono l'unico che ho riscontrato. Tutti parliamo di green, di verde, siamo tutti ambientalisti, ma io riscontro, e non da adesso, ripeto, da parecchio tempo, un effetto cosiddetto NIMBY sul verde, no? Perché le piante sono la bellezza, ma sono anche il problema per qualcuno. Quindi io vedo molti ambientalisti che sono molto, molto verdi con le piante che diciamo, gravano sulle proprietà altrui, ma molto meno green quando ci sono piante che creano problemi alla proprietà, quindi alle proprie proprietà. Per cui bisogna essere, diciamo, green sempre, ecco, sapendo che la pianta ha le foglie, agli infestanti, a diverse cose, le radici, che si fa le radici, cioè che hanno tutte queste cose che non sono belle radici, solo quelle davanti alle case degli altri. Non diciamo le radici, sindaco, per dire una stupidaggine, ma perché le radici, per esempio, delle volte hai una rottura magari di una tubatura, della fognatura, di un blackout, sono le radici che crescendo ti vanno a tagliare magari appunto un tubo, il cavo elettrico, così. E qui Io ho un paio di vicende anche sempre per piante pubbliche davanti ad abitazioni di alcuni cittadini sulle quali, insomma, stiamo un po' discutendo sulle problematiche. Perché dovremmo tagliarle queste piante. Se noi dovessimo tagliare tutto il patrimonio verde che a piante di alto fusto che danno fastidio uno per un motivo, fastidio l'altro per un altro motivo, fastidio a parte la sollevazione di chi non le ha davanti, perché ripeto è così, no? Cioè chi non le ha davanti, dovremmo tagliare buona parte del patrimonio arboreo, perché comunque in paese, nei paesi, nelle aree urbane, diciamo, è il verde dà i suoi problemi che noi come amministrazione cerchiamo di risolvere, anche solo tenere pulite, eccetera. Da qui quindi anche i vari costi, ma purtroppo rilevo anche questa cosa. Comunque non è che le problematiche su questo ci fermano, ecco, nella nostra opera, perché ad esempio abbiamo già concordato e stiamo predisponendo tutti quelli che sono gli accordi e le convenzioni con Rete Clima e con la quale faremo una forestazione di circa 4.000 metri di terra di un campo, quindi vicino al paese, anche vicino al cimitero, per metri dire, quadrati, no? Sì, circa 4.000 metri quadrati e faremo una forestazione anche quindi per aumentare il verde anche proprio vicino a quelle che sono. Sì, perché il cambiamento climatico lo abbiamo visto, quindi nei decenni scorsi si sono tagliati troppi alberi, questo lo credo che sia innegabile, che vediamo tutti i cambiamenti climatici lungo i campi che non ce ne sono quasi più. Esatto. Il problema è appunto, però appunto anche la consulenza, mentre parlava sindaco, per esempio mi è venuto in mente un comune lontano a Casalmoro, ma non lontano da qua, per esempio, dove hanno preso una scelta, hanno tagliato i pini marittimi perché le radici rovinano i marciapiedi, ci ha messo i bagolari, che sono chiamati gli spaccasassi, se ne accorgeranno tra qualche tempo, che sono cascati dalla non hanno chiesto consulenza evidentemente. Beh, noi diciamo che su queste cose tutto quello che è le nostre piante ci affidiamo ormai da anni da uno studio forestale
e sono tutte monitorate, sono tutte marchiate, sono tutte, ad esempio quest'anno abbiamo dovuto tagliarne 5 o 6, ma perché avevano diciamo dei problemi, ma prima di tagliarle sono state fatte alla maggior parte le radiografie, cioè che vengono fatte le radiografie come una persona. Però appunto si tratta di professionisti che hanno la loro parcella, quindi quella è un'altra spesa. Un'altra spesa, però abbiamo tutto un manuale di manutenzione, pianta per pianta, per cui sono tutte monitorate e hanno, sono tutte marchiate alla targhetta, per cui insomma su questo lavoro, certo, dopo c'è altro lavoro per tenere pulito, perché poi alla fine se ne porta, è d'estate perché ci sono i fiorellini che cadono, d'inverno perché ci sono le foglie, c'è sempre qualcosa da fare sulle piante, quindi esatto. Quindi allora fermiamoci un attimino con Franco Perini, sindaco di Casalmoro, ci troviamo tra un paio di minuti. Assieme a Franco Perini, sindaco di Casalmoro, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori, e bella comunque. In che zona la farete la, questi 4.000 metri di boschetto? Vicino al cimitero. Vicino al cimitero. Sarà bello. Di fronte c'è un campo che attualmente non è utilizzato, insomma, riteniamo che lì ci vada messo, si possono mettere delle piante, verrà creato anche un percorso per poter essere usufruito magari domani quando saranno cresciute, magari un paio di panchine, è un ambiente fresco. Paragonando Casalmoro a Milano, vi fate il vostro parco Forlanini, tanto per intenderci. Se calcoliamo le dimensioni. Intanto abbattono, è scientificamente dimostrato, abbatte l'inquinamento, cioè effettivamente sono molto utili, fanno ossigeno e tutto. Allora, ancora da dire qualcosa? Ma allora, diciamo che a di là poi di tutte le varie problematiche che insomma ci possono essere, comunque anche i risultati, anche su quello che è il discorso rifiuti, e questo grazie anche ai cittadini, perché comunque i cittadini probabilmente seguono le indicazioni, cioè maggior parte seguono le indicazioni date e anche dal servizio di raccolta scelto, quindi noi adesso il 6 luglio ad esempio a Roma per l'ennesimo anno al comune di Casalmoro è stato premiato come comune riciclone per il 2023, quindi a prezzo 2023, quindi ormai è tanti anni che siamo comune riciclone. Ovviamente, non ovviamente, cioè comune riciclone, ma anche e a maggio, il 24 maggio, siamo stati premiati a Mantova sempre da Lega Ambiente, dal rappresentante regionale e dal presidente nazionale, come comune dei rifiuti free per il 2022, per cui diciamo che abbiamo un sistema che è efficiente e anche i cittadini si impegnano. E la tariffazione? Domanda. La tariffazione, questo forse ho già detto e continuo a dire, purtroppo con le nuove normative previste da ARERA, che sono partite anni fa, ma hanno trovato la loro introduzione, sono partite con governi precedenti, ma trovano attuazione negli ultimi anni, hanno di fatto escluso i comuni nella gestione delle tariffe, nel senso che il comune resta altro che approvarla, perché? Perché sono tutte proposte che arrivano dall'ente gestore, il quale ente gestore applica le normative di ARERA, e noi per dire che non va bene le dobbiamo contestare nel merito, ma e poi alla fine che dà l'avallo di tutto sarà ARERA stessa, per cui non abbiamo granché margini, se non uno piccolo 0, qualcosa, no? 0,2, 0,3, che però è legato al discorso efficientamento. Però se l'azienda dimostra che l'efficientamento c'è, che non ci sono diciamo delle cose che non funzionano così come prevede la norma, noi non possiamo non riconoscerle. Comunque, come... E qui ci sarà un nome. Ecco, io dico sempre, mettiamoci il cuore in pace, con questa normativa di comuni più bravi che agiscono sulle tariffe non ce ne sono, perché sono ininfluenti più o meno i comuni, quindi ci sarà sempre un aumento quindi io dico ai cittadini, da adesso in poi ci sarà sempre un aumento, perché come minimo la normativa prevede il recupero dell'inflazione, quindi
l'aumento ci sarà sempre. Prendiamoci anche con la von der Leyen. Allora, dunque, i tassi. Sindaco, a che percentuale siete comunque? Per essere premiati siete una percentuale alta. Allora, siamo... la classifica ora non viene più fatta solo ed esclusivamente sulla percentuale, ma viene fatta sulla percentuale e sulla quantità di rifiuto secco prodotto, quindi su minore, anzi conta di più minor rifiuto secco prodotto. Diciamo che siamo vicini al 90%, 89,6 mi sembra cosa è, ma con una percentuale, adesso non ricordo bene, ma con una percentuale bassa di rifiuto secco. Quindi. Diciamo che adesso che viene valorizzato è proprio questo, cioè produrre meno rifiuto secco e più differenziata buona, perché alla fine riutilizzabile deve essere buona, ecco. E state insieme invece bandi per estate insieme? Ecco, qui ad esempio noi abbiamo presentato in bando estate insieme anche l'anno scorso, ci avevamo giudicato, ci auguriamo di giudicarci anche quest'anno, quindi in bando regionale, e quindi per dedicato diciamo principalmente ai bambini della scuola primaria in paternariato con enti del terzo settore, parrocchia, istituto comprensivo. Diciamo che una delle attività estive è già iniziata, quella del GREST, e abbiamo con il finanziare il GREST. Noi l'abbiamo comunque, bando o non bando, abbiamo anticipato comunque il finanziamento alla parrocchia che si occupa di organizzare il GREST, questo anche per abbattere quelli che sono i costi, no? Per dare in modo di partecipare a più bambini. Certo. Mentre abbiamo tutta una serie di attività previste dal bando che inizieranno con il nuovo anno scolastico, quelle attività che potremmo chiamare sempre dopo scuola, no? Sì. Ma ovviamente è molto di più, insomma, uno spazio pomeridiano attivato in via continuativa tutti i pomeriggi, sono previste attività, laboratori aperti a tutti, anche a chi non partecipa alle attività più prettamente scolastiche. È fatto un po' per combattere quella che è principalmente la povertà educativa, perché insomma c'è bisogno di seguire anche questo per i ragazzi. Però una volta alla settimana, un pomeriggio alla settimana, ci sarà opportunità di fare insomma dei percorsi guidati sul territorio, delle visite guidate, lavoro di cucina, yoga, esperienze legate allo sport, alla musica, attività ricreative, artistiche, culturali, letteratura, insomma un po' di tutto, e anche sperimentare attività nel locale maneggio praticando equitazione, quindi tutta una serie di attività oltre a seguire la parte della povertà educativa, danno anche nuove esperienze ai ragazzi. Ci auguriamo che possa essere finanziato, io mi auguro di sì, perché insomma ci siamo classificati bene nella graduatoria, l'anno scorso l'abbiamo preso, quest'anno l'abbiamo ampliato, e perché questo ci consente di fare un programma molto più ampio. Certo. È un bando, sono 47.000 euro che abbiamo chiesto. È chiaro che solo con i nostri fondi non riusciamo a farlo, dovremmo fare una cosa un po' più ridotta, ma se riusciamo, come ci auguriamo, ad avere questo bando, sarà sicuramente una bella cosa per tutti i bambini. Estremamente attuale, lei ha parlato di povertà educativa, pensiamo alla cronaca, quello che ha raccontato di quello youtuber, chiamiamolo così, come se fosse un insulto, non che sia male essere uno youtuber, ma quello però è veramente, per esempio, allora, è povertà mentale, ma avere il deserto. Allora, noi ci accorgiamo che c'è molto bisogno di recupero, certo, cosiddetto dopo scuola, ma perché comunque vanno create culture diverse, esperienze diverse, certo, oltre lo spazio compiti che è fondamentale, certo, perché con i ritmi, con i lavori odierni eccetera, molto probabilmente magari anche le famiglie hanno meno tempo forse di seguire quelli che sono i ragazzi, e quindi avere anche un luogo dove si seguono anche l'aspetto compiti, anche la formazione su varie arti e varie cose, mi sembra importante anche per il futuro dei ragazzi. Allora, le leggo i messaggi, noi di Casalmori i premi ce li danno a noi perché ce li meritiamo, perché siamo bravi, è vero, se siete al 90% voglio dire,
qua, allora, avendo un corso d'acqua, questa, non possiamo usare anche l'energia idraulica, comunque si parla della comunità energetica, la fa comunque la comunità energetica, le chiedono. Allora, sul corso d'acqua, per produrre corrente, è bello così dirlo, ma ci vogliono delle caratteristiche particolari, cioè, quindi sicuramente il nostro corso d'acqua non è adatto a questo tipo. Ci sono dei mulini che sono, certo, stati riusati, però sono dipende dal corso d'acqua, deve avere sempre, esatto, l'acqua, deve avere una sua determinate caratteristiche. Poi quei borghi, vabbè, che l'anno scorso neanche il posto. Sulle comunità energetiche ci stiamo comunque, non è, ricordiamoci che non è tutto oro quello che luccica. Ecco, la comunità energetica è una bella cosa, ma deve essere fatta con grano salis, in piccole, diciamo una cosina piccola non porta a niente, perché comunque la comunità energetica ha dei costi, quindi non aspettiamoci che facendo la comunità energetica il cittadino non paghi più la corrente, certo, perché non è così, e come certi la vendono. Avrà alcuni benefici sicuramente, ma ci vuole anche una struttura che si possa creare questa comunità energetica, quindi i produttori, i consumatori, e sì, sicuramente una dimensione idonea per poter coprire anche quelli che sono i costi. Allora, altro messaggio: coi borghi storici non possiamo far venire turisti da Mantova? Qua mi fa un po' sorridere, beh, mi è venuto in mente a Roma, sai, nella zona del Vaticano, che ogni 30 metri c'è quello che cerca di farti andare in un ristorante. Andate a Mantova. Dica. No, sui borghi storici, ma riscontriamo che ad esempio questa, che è la nostra centro storica, è Corte Castello, mano a mano scopriamo gente che non conosceva questo, questo luogo, e mano a mano vengono e scoprono le novità che non pensavano, quindi c'è piano piano un movimento, ecco. Allora, la ringraziano per i servizi estivi in un messaggio. Medico di base, ho sentito che altri fanno per esempio infermieri di famiglia e suggeriscono questa soluzione. Beh, che non va a sostituire il medico, però alcuni servizi, l'iniezione, la misurazione della pressione, eccetera. Sindaco, sono preoccupato come cittadino perché non può fare il sindaco, questo non può più fare il sindaco, questo vuol dire che verrà il commissario come sotto dittatura. Allora, a parte che stanno togliendo forse la limited, forse, non lo so adesso. Allora, uno, il discorso dell'infermiera. L'infermiera di famiglia è un discorso che si sta, di cui se ne sta parlando, che verrà penso nel tempo attuato, però non è un discorso che possiamo fare come comune, ma è un discorso che verrà fatto come ASPA, l'azienda dei servizi sociali che raggruppa i comuni, i nostri comuni qui del Alto Mantovano, e se ne sta parlando, si sta sperimentando, quindi prima o poi sicuramente sarà un servizio che verrà fatto. Poi su quello che è il discorso delle elezioni, cioè, vuol dire, non è che ci sarà sicuramente qualcuno all'altezza idoneo per fare questo. Certo, diciamo questo certamente carico, ecco. Allora, partecipate a tanti bandi, che questo le fa onore, perché noi così troviamo un paese nuovo, rinnovato, eccetera. Piano asfalti da ampliare, le dicono poi ancora, perché abbiamo macchine importanti e vogliono strade belle. Poi Perini, facciamo manifestazioni, un'altra ancora. Perini, prima di scadere, organizza una grande festa perché te lo meriti con tutto il lavoro che hai fatto per la comunità, insomma, per il paese. Beh, insomma, io ringrazio di questi complimenti. Ecco, voglio dire che effettivamente sul discorso dei bandi, se può essere, questa è stata un po' la nostra caratteristica negli anni, quella di cercare di, così, volgarmente buttarci, insomma, su ogni occasione che passa, che mi sembra questo doveroso da parte dell'amministrazione pubblica, perché a volte star lì a puntare troppo su una cosa che avevi promesso di fare e ti lasci sfuggire tutto il resto, che magari invece avresti potuto fare tante altre cose, non lo ritengo una cosa sensata, anche perché rischi di non fare né uno e né l'altro. Devo dire, ad esempio, certo, noi è da anni che stiamo cercando di trovare una soluzione per riqualificare quello che è il municipio, che ha bisogno di grossi lavori. Penso ormai è rimasto quasi un po'
l'unico che, che ha bisogno, insomma, di una riqualificazione moderna, eccetera. Però sinceramente ad ora non abbiamo ancora trovato un finanziamento idoneo, i costi sono altissimi, ma diciamo che è lì sul tavolo e continuiamo a monitorare, appena sarà possibile entreremo anche lì. Allora, vabbè, qua c'è un messaggio sulla destra, eccetera, eccetera. Non ci sono mai stati tanti politici tanto numerosi nel Mantovano al governo e in regione, si faccia sentire da questi signori. Questo è un suggerimento che le da Dario. Beh, insomma, questo devo dire comunque è positivo, il fatto che ci siano tanti rappresentanti sul nostro territorio, anche perché a volte si ha bisogno di sapere alcune informazioni per capire come sta andando un determinato settore, cioè, quindi indicazioni di quelli che sono orientamenti, di come ci si sta muovendo, oppure le situazioni, se si stanno risolvendo o meno, sono situazioni importanti che comunque ci consentono anche di fare alcuni ragionamenti. Io ritengo una buonissima cosa avere dei rappresentanti sul territorio, e devo dire che quando è stato chiesto un parere, alcune cose, sono tutti molto, ma molto responsabili, sia i rappresentanti nazionali che quelli della regione. Su questa cosa devo dire che sono persone che sono molto, molto disponibili. Benissimo. Allora, siamo in chiusura. Grazie a Franco Perini, primo cittadino di Casalmoro. Grazie, sindaco. Grazie a tutti voi.